buonasera a tutti e benvenuti all'incontro di questa sera. Io sono appunto Pietro Ruggeri, della classe terza del liceo scientifico Cassini, e oggi vi presenterò appunto la conferenza di oggi e la nostra relatrice Alessandra. Questa sera parleremo dell'universo a infrarosso. Infrarosso ovviamente è una radiazione della luce, come sappiamo tutti, grazie alla quale questa sera, attraverso appunto la conferenza, scopriremo che senza la quale noi non potremmo riuscire a studiare tutto l'universo se non quella piccola porzione di visibile, di ciò che è visibile a noi. Quindi partendo dal singolo polvuscolo interstellare riusciremo ad arrivare proprio a corpi celesti quasi nascosti e addirittura alla ricerca di vita tramite l'infrarosso. Mi sento in dovere e soprattutto ho il piacere di presentare Alessandra Raffaele, la relatrice di questa sera, presidente dell'associazione Polaris, come saprete tutti, dal 2017 ad oggi. Sin dal 2011 era segretaria dell'associazione ed è un esempio fantastico, soprattutto lo dico in qualità per noi ragazzi come giovani, è un esempio fantastico per noi di come la passione riesca a portare davvero avanti. Quindi vi lascio alla nostra relatrice Alessandra e buona conferenza a tutti. Grazie Pietro, una fantastica presentazione, non la merito, ma cercherò almeno di essere un pochino all'altezza oggi. Grazie mille di cuore. Allora, bene, iniziamo. Io come sempre mi porto degli aiutanti. Aiutanti, allora vi posso presentare i miei assistenti, che sono in ordine accanto a me, dal più vicino a me, sono Francesco di 8 anni, Mattia 12 anni e Lorenzo 12 anni. Allora, loro mi aiutano sempre, fanno i tecnici, avanzamento immagini, zoomate, eccetera, perché io sono già a parlare al microfono, quindi sono imbranata, non riesco a fare due cose contemporaneamente, e in più mi piace coinvolgerli ogni volta, perché così sono costretti ad ascoltare una conferenza. No, perché loro hanno anche seguito i corsi di astronomia per ragazzi che facciamo tutti gli anni a Polaris e quindi ormai sono 3 anni che seguono questi corsi, quindi sanno tutto, molto più di me, potrebbero tenere quasi loro la conferenza. Bene, iniziamo allora in questo viaggio. Iniziamo in questo viaggio, io vi porterò non nei posti scintillanti di stelle e di luce, ma vi porterò nei posti più bui e più freddi dell'universo, perché è proprio là che si nascondono le basi della vita e le basi del nostro universo come noi lo conosciamo. Quindi, ragazzi, bene, iniziamo da questo, -273,5 gradi Celsius. A -273 gradi la materia, che è composta, come sapete, da atomi e da molecole, è ferma, non c'è movimento. Questa è la temperatura minima a cui si può arrivare. Per la fisica, per la legge fisica, non si può scendere a una temperatura inferiore. Ed è proprio da questa temperatura che nasce la nostra storia. Questo è chiamato lo zero assoluto. Perché lo zero assoluto? È chiamato lo zero assoluto perché -273 gradi Celsius equivalgono nella scala Kelvin, un'altra scala di gradi, a 0 gradi. Quindi è una scala sfasata secondo rispetto alla nostra usuale scala di gradi che usiamo comunemente,
il cui zero inizia 273 gradi prima. Dicevo, questa temperatura nel buio dello spazio interstellare, la materia, temperatura che non si raggiunge perché il fondo del cosmo ha una temperatura leggermente superiore, di pochissimo. La famosa radiazione cosmica di fondo che permea l'universo ha una temperatura di un paio di gradi superiore, sempre meno 270 gradi ovviamente. Quindi questa, tutti i corpi che hanno una temperatura superiore a questo, quindi tutti i corpi, sia viventi che non viventi, dal granello di sabbia al nostro corpo accaldato dopo che usciamo dalla palestra, tutti hanno una temperatura superiore. E che cosa vuol dire? Che cos'è in fisica la temperatura? Il concetto di calore, per quanto basso o poco sia, è la temperatura, è la velocità cinetica, il moto cinetico delle particelle, degli atomi. Vuol dire che gli atomi di cui è composta la materia si muovono velocemente. Ad un'alta velocità degli atomi corrisponde un'alta temperatura. Tutti abbiamo in mente la pentola che bolle d'acqua, nella pentola che bolle d'acqua, che gorgoglia, bolle a quella temperatura, la vediamo bollire perché le molecole sono sottoposte ad un moto cinetico molto molto alto. Quindi c'è una luce, luce è improprio, non si chiama luce, ma permettetemi di chiamarla luce perché così ci capiamo. C'è una luce invisibile, una radiazione che tutti i corpi emettono quando sono superiori a questa temperatura, ma questa radiazione, che è la radiazione infrarossa, è invisibile ai nostri occhi. Ma non è invisibile per la nostra tecnologia. Infatti, molti di voi conoscerete, saprete, che ci sono dei visori notturni che permettono di vedere anche all'infrarosso, molto usato nel settore militare. I militari spesso utilizzano questi visori, perché così anche in azioni notturne possono vedere sia i corpi umani e anche delle case, delle cose, delle pietre, di qualunque cosa, possono vedere l'emissione termica di questi corpi e possono avere una visione notturna. Per esempio, possono vedere, questo è un cane, come appare in infrarosso con un visore notturno. Vedete che le zone più luminose, che brillano di più, quelle gialle, sono le zone più calde. Gli occhi del cane, la bocca, sono i posti più caldi dell'essere vivente e quindi brillano di più in infrarosso. Poi la temperatura corporea dell'animale diminuisce e i punti blu più scuri sono i punti più freddi, diciamo. E andiamo avanti. Ci sono anche, vi cito questa cosa che ho trovato interessante, ci sono i supertoppi che vedono l'infrarosso. Vi spiego di cosa si tratta. Alcuni animali riescono a vedere l'infrarosso, per esempio alcuni tipi di serpenti, di rettili e i pipistrelli hanno questa facoltà e vedono l'infrarosso perché sono animali, alcuni di questi animali sono animali notturni e quindi hanno questa capacità. I topi no, i topi sono come noi, non vedono di notte, noi non vediamo, se è proprio buio, tutto scuro, noi non vediamo nulla. Allora, c'è stata una ricerca che dei ricercatori hanno impiantato negli occhi dei topi dei dispositivi nanoscopici che praticamente aumentano la recettività dell'occhio verso i fotoni di lunghezza. I fotoni infrarossi riescono a convertire i fotoni, voi sapete che i fotoni sono le particelle della luce, particelle con massa zero e che viaggiano alla velocità della luce, appunto, che è di circa 300.000 km al secondo nel vuoto, e i fotoni della luce infrarossa che noi non vediamo vengono convertiti in luce visibile.
E quindi questi topi, per esempio, potrebbero vedere un gatto di notte al buio, e per loro penso che sarebbe molto utile, no? Vedere un gatto al buio. E pensate che sono stati fatti degli esperimenti, hanno preso questi topi, li hanno impiantato questi nanodispositivi sotto la cornea e li hanno fatti al buio, li hanno buttati in una piscina. I topi sarebbero affogati, perché i topi non amano stare a nuotare troppo in una piscina, e quindi hanno messo in mezzo alla piscina una piattaforma che rappresentava la loro salvezza, però era tutto buio e quindi non potevano vederla, ma l'hanno illuminata a raggi infrarossi. I topi a cui non erano state impiantate questi dispositivi di conversione dalla luce infrarossa alla luce visibile vagavano nella piscina impazziti. I topi invece che avevano appunto questo impianto dritti si sono diretti immediatamente sulla piattaforma e si sono messi in salvo sotto gli occhi allibiti dei ricercatori, che anche loro non vedevano la piattaforma perché come esseri umani al buio non vedevano. Andiamo avanti, esiste anche la fotografia infrarossa, queste sono delle bellissime foto che sono state fatte. Ciascuno di noi può sperimentare questo tipo di fotografia con una fotocamera digitale, basta togliere il vetrino blocca infrarosso sul sensore della macchina digitale e quindi la macchina recepirà il calore, la sensibilità al calore, e in particolare, vedete che belle foto, sfrutterà il rilascio del calore solare delle piante, perché le piante, tramite la reazione della clorofilliana, la clorofilla delle piante rilascia calore, e quindi la macchina che percepisce l'infrarosso percepisce questo maggior calore. Tutto questo, e quindi si fanno delle foto bellissime, di una tragiche quasi, drammatiche, spettacolari, no? Sembra, potrebbero essere delle ambientazioni per dei film gotici quasi, no? Perché vi sto parlando di tutte queste cose? Per farvi capire che l'infrarosso è una radiazione invisibile ai nostri occhi, che però è collegata col calore, quindi una radiazione per la maggior parte termica. Andiamo avanti. Allora, scusate se dico cose già conosciute, ma per non lasciare indietro nessuno facciamo un rapido ripasso tutti insieme di queste cose. Voi sapete che la luce, un fascio di luce, come la luce del sole, la luce diurna, un qualunque fascio di luce, se collimato e lo facciamo passare attraverso un prisma di vetro, si può scomporre nei 7 colori dell'arcobaleno, che vanno dal rosso al violetto. Il prisma di vetro disperde la luce bianca, quindi si scopre che la luce bianca non è altro che la somma di tutte queste luci colorate, e a ogni luce colorata corrisponde una lunghezza d'onda diversa, perché la luce, come vedremo fra un attimo, è un'onda elettromagnetica, cioè è un'onda che trasporta energia. Che cosa sia poi questa energia nessuno lo sa bene, quindi non preoccupatevi, è un concetto molto molto astratto. I nostri occhi percepiscono i colori, in realtà non esistono. Perché noi percepiamo il rosso, rosso, il viola, il giallo, questa differenza? Perché il nostro cervello recepisce le differenze di questa energia, di questa lunghezza d'onda, e attribuisce ad ogni lunghezza d'onda un colore. Il nostro cervello ha deciso che la lunghezza d'onda equivalente al rosso ci appare rosso, ma è una convenzione del nostro cervello. In realtà in natura i colori non esistono, oppure possono apparire diversi a seconda di che animale sei, di che creatura sei e di come sono i tuoi fotorecettori. Ok? Andiamo avanti. Allora, chi ha scoperto l'infrarosso? È stato William Herschel, un astronomo molto famoso,
famoso, un pilastro dell'astronomia, che nel 1800 fece una prova. Prese il prisma di vetro da dove passava, con il quale aveva scomposto un raggio di luce bianca in tutti i colori. Lui prese un banalissimo termometro e appoggiò il termometro su ogni colore, su ogni fascia di colore, e vide che la temperatura aumentava, dal violetto al rosso aumentava. Poi ha fatto una cosa, ha messo il termometro oltre il rosso, nel punto dove non c'era nessuna luce visibile, e ha visto che il termometro, che tra l'altro questo termometro era fatto con un bulbo nero, proprio perché il nero assorbe maggiormente il calore e la luce, e ha visto che la temperatura segnava lo stesso la temperatura, e ha detto: com'è possibile che io qui non vedo luce, tutte le altre luci hanno corrispondono a una determinata temperatura, e io oltre il rosso, dove per me non c'è niente, segna una temperatura, vuol dire che c'è un tipo di luce invisibile ai nostri occhi. Herschel chiamò questo i raggi calorifici del sole, non sbagliando, diciamo, li ha interpretati così all'epoca, e credeva che ci fossero questi raggi caloriferi. In effetti sono un tipo di raggi e di radiazione elettromagnetica. Andiamo avanti. Ma cos'è questa famosa onda e radiazione elettromagnetica? Allora, la luce è un'onda, si comporta come un'onda. In fisica le onde sono fondamentali, tutta l'energia è trasportata da onde, ci sono le onde gravitazionali, di cui non parliamo oggi, le onde elettromagnetiche, di cui parleremo, e quindi sono un concetto fondamentale. Vedete che per esempio il nostro sole irraggia nella luce visibile, ma noi, i nostri occhi possono vedere solo una piccola parte di tutti i tipi di luce possibile che ci arrivano dal sole. E perché? Perché la luce è un'onda, e al di là del blu ci sono i raggi ultravioletti, molto penetranti e dannosi per l'uomo, che però per fortuna vengono bloccati dall'atmosfera, quindi non arrivano a terra. Poi ci sono i raggi X, quindi anche usati in medicina, e che sono molto penetranti, e poi i raggi gamma, che sono quelli delle centrali nucleari, e sono i raggi più pericolosi e devastanti per l'uomo, assolutamente mortali. Guardate un po' come è fatta l'onda associata a questi diversi tipi di luce. Per i raggi gamma e i raggi X vedete che la lunghezza d'onda, che non è altro che la distanza tra una cresta e l'altra dell'onda, indicatemela faccio lavorare, ecco, la distanza tra una cresta, un picco e l'altro è molto breve nei raggi gamma e nei raggi X. Perché è breve? Perché la frequenza è alta. La frequenza è il numero di oscillazioni che si fa in un periodo. Per esempio, in un secondo io faccio un'oscillazione. Se la lunghezza d'onda è breve, io in un secondo la mia onda farà più di un'oscillazione, farà tante oscillazioni, quindi ho un'alta frequenza, cioè tante onde, perché sono tutte corte, e quindi in un secondo ne passano di più, e la frequenza è alta e la lunghezza d'onda è corta. Ma se andiamo verso le onde che i nostri occhi possono vedere sotto la luce visibile, sotto, spostiamoci, bravissimo, la luce visibile, le onde, vedete che sono, la distanza tra una cresta e l'altra è più lunga, le onde sono più lunghe, più distese, quindi in un'unità di tempo, in un secondo, passano meno onde, la lunghezza d'onda è più corta e la frequenza è minore, perché in un secondo ne passano meno, la frequenza non è velocissima ma è più lenta. Quindi possiamo dire che la lunghezza d'onda, la distanza tra due creste e la frequenza sono inversamente proporzionali. I nostri occhi vedono solo delle onde elettromagnetiche come quelle della luce visibile, che riusciamo a scomporre dal violetto al rosso, e che hanno una lunghezza d'onda abbastanza lunga. L'infrarosso, come vedete, sta a destra della luce visibile, quindi l'infrarosso ha una lunghezza d'onda più lunga e una frequenza minore. La frequenza, proprio perché ha un'onda l'infrarosso più lunga, questa radiazione, i nostri occhi non la percepiscono. I nostri occhi non percepiscono neanche le
onde ancora più lunghe, che sono dei microonde. Tutti abbiamo un forno a microonde a casa, va a onde a microonde, emettono luce che i nostri occhi non vedono. Provate però a mettere una mano nel forno a microonde e la sentite, questo calore, questa luce. E le onde radio sono onde talmente lunghe, lunghezza d'onda così lunga, a bassa frequenza, che vengono usate per le trasmissioni radio, i nostri occhi non le vedono, ma tutta la nostra tecnologia comunica con questa radiazione elettromagnetica delle onde radio. E quindi l'energia di queste onde è direttamente proporzionale, secondo la legge di Planck, che era un fisico, alla frequenza. Vedete, e l'energia è uguale, H è una costante di Planck, quindi è un numero fisso, non ci dobbiamo preoccupare, e quello è il simbolo greco per la frequenza, cioè quanti in una data unità di tempo, quanti cicli completi di onde passano. E quindi se aumenta la frequenza, come nel caso dei raggi gamma e raggi X, aumenta anche l'energia. Per questo i raggi gamma e raggi X sono energetici, perché hanno una frequenza altissima e portano un'elevata energia. Invece le onde radio, per fortuna per noi, perché siamo immersi nelle onde radio, hanno un'energia bassa, perché la loro frequenza è bassa. È lunga la lunghezza d'onda, ma è piccola, piccola la frequenza. Bene, andiamo avanti dopo questa premessa, scusatemi. Allora, la luce che riceviamo dal sole, pensate che la metà della luce che arriva dal sole, noi non la vediamo, ma il sole emette in infrarosso. Allora, e quanto sono lunghe queste lunghezza d'onda? Per esempio, il nostro occhio riesce a vedere la luce visibile con le onde che vanno da 400 a 700 nanometri. I nanometri sono un miliardesimo di metro. Pensate che lunghezza d'onda piccola è, ma i raggi X ultravioletti sono ancora più piccoli. E invece l'infrarosso ha una banda molto, molto ampia di onde e va in micron, parliamo di micron che adesso sono milionesimi di metro, si usano i micron, da 0,75 più o meno, da dove finisce la luce visibile, da 0,7 fino a 1000 micron, cioè un millimetro. 1000 micron è un millimetro, quindi sono più piccole di un millimetro queste lunghezze d'onda, da 0,75 a un millimetro. Andiamo avanti. Per questo l'infrarosso, visto che è una banda grande, per gli astronomi lo suddividono in tre tipi di infrarosso. C'è l'infrarosso vicino, il near infrarosso, da 0,75 a 5 micrometri, e il medio infrarosso dai 5 ai 30 micrometri, e poi c'è il lontano infrarosso che arriva fino a 350 micrometri. Dopodiché c'è la regione submillimetrica, perché abbiamo detto che l'infrarosso arriva fino alla lunghezza d'onda di un millimetro, la regione submillimetrica arriva da 350 micrometri a un millimetro. Quindi praticamente l'astronomia infrarossa studia la radiazione termica, il debole calore termico emesso dalle grandi distese di gas interstellare, dalle cose più fredde, non dalle stelle belle calde, ma dal gas interstellare, da materia fredda che collassa per formare delle galassie e per formare delle stelle, e studia le basse energie, cioè le grandi regioni di polvere interstellare. Vi ricordate, bassa energia perché hanno una lunghezza d'onda più lunga di quella della luce visibile e quindi una frequenza minore e quindi una bassa energia. Andiamo avanti. Allora, velocemente, poi è finita la parte noiosa, vediamo le immagini. Ricordiamo che l'astronomia studia attraverso la spettroscopia, che è un elemento, guardate, la spettroscopia è tutto in astronomia. L'astronomia si basa su questa tecnica, perché noi dell'universo non possiamo andare fisicamente a prendere un campione di polvere, di stella, noi riceviamo solo la luce dall'universo, anche se è luce invisibile, infrarosso appunto. Quindi la spettroscopia, esaminando la luce delle stelle, ci dice tutto. Se noi per esempio c'è una stella o comunque una sorgente di luce e con la tecnica della spettroscopia, con un prisma
non un prisma, si chiamano i reticoli di diffrazione che si, appunto, si attaccano, si inseriscono nel telescopio. Noi scomponiamo la luce delle stelle e otteniamo uno spettro continuo, lo indichiamo, uno spettro continuo, questo, che però è un caso ideale, è tutta la scomposizione nella luce visibile che vediamo noi dal blu al rosso, ma è un caso ideale perché nello spazio non c'è la luce bella isolata senza niente davanti, come minimo le grandi stelle hanno delle atmosfere gassose intorno. Nella realtà, noi quando osserviamo una luce dall'universo passa sempre attraverso o una nube di gas che si frappone tra noi e questa luce, oppure anche delle atmosfere molto rarefatte delle stelle stesse che sono più fredde rispetto alla parte centrale della stella. Quindi la luce, il calore che viene dalla stella viene filtrato, no? E noi se scomponiamo una luce che è passata attraverso una nube di gas, la scomposizione della luce, che non vi ho detto prima ma lo saprete, si chiama spettro. Sapete perché si chiama spettro? Perché Newton, la prima volta che scompose la luce, anche Newton prima di Herschel aveva scomposto la luce con un prisma e aveva visto questa scomposizione che gli compariva all'arcobaleno, si era spaventato e allora l'aveva chiamato spettro, lo spettro della luce. E quindi si chiamano spettri, la scomposizione della luce si chiama spettri. Se passa attraverso una nube di gas avremo uno spettro di assorbimento, cioè scomposto in tutte le luci, ma con delle bande nere verticali che si chiamano bande di assorbimento. Che cosa sono queste bande di assorbimento? Perché gli atomi della nube di gas frapposta tra la stella e noi praticamente assorbono dei fotoni della luce, quindi mancano all'appello quando li scomponiamo questi fotoni che sono stati assorbiti e quindi vediamo delle bande nere in corrispondenza e sono le impronte digitali degli atomi, è come un codice a barra. Noi associamo per ogni barra un determinato tipo di atomo e sappiamo che la nube è composta da quegli atomi che hanno assorbito in parte la radiazione. Invece quando osserviamo direttamente la luce di una nube di gas senza una stella dietro o una fonte di una sorgente di luce dietro, esaminiamo solo la nube, noi vediamo uno spettro di emissione. Perché? Perché se quella nube contiene degli atomi che sono in stato eccitato, e vedremo cosa vuol dire, allora la nube emettono loro e quindi brillano. Queste bande non saranno più di assorbimento ma di emissione e vengono colorate sullo sfondo nero. Andiamo avanti. Allora, ultima cosa, ho mentito prima quando ho detto che la parte, ho mentito spudoratamente, c'è ancora questa slide. Allora, l'atomo, voi sapete, noi siamo fatti di atomo, è composto da un nucleo, il nucleo atomico, che ha sede di alcune particelle che vengono chiamate protoni e che sono cariche, con carica elettrica positiva, e attorno all'atomo orbitano, anche se orbitare non è proprio, spero che non ci siano troppi fisici qua, un termine però si può usare nella divulgazione, orbitano gli elettroni, che sono particelle con cariche elettriche negative. Positivo, la carica elettrica positiva del protone e la carica elettrica negativa dell'elettrone si annullano a vicenda, si compensano a vicenda, quindi l'atomo appare elettricamente neutro. Quando gli elettroni però non possono orbitare dove vogliono, ma hanno dei gusci, delle orbite prestabilite dalla meccanica, dalle leggi della meccanica quantistica, dei gusci atomici, diciamo, degli orbitali atomici, e possono orbitare solo in determinate orbite che, quantizzandole, cioè sono discrete quantizzandole, noi attribuiamo a queste orbite dei numeri quantici che chiamiamo in modo molto 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 difficile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi abbiamo queste 6 orbite, ne abbiamo anche di più. Quando un elettrone da un'orbita superiore passa a un'orbita inferiore perde energia. Perché? Per
per orbitare in orbite lontane dal nucleo gli elettroni devono avere un'alta energia. Invece gli elettroni pigri, o comunque come la natura tende sempre alla bassa energia, come noi quando vogliamo stare sdraiati sul divano, gli elettroni con poca energia stanno sempre nell'orbita fondamentale, si chiama l'orbita fondamentale, l'orbita numero 1. Quindi se un elettrone passa da un'orbita superiore a inferiore, perde energia. Come la perde energia? Emettendo un fotone, emettendo una particella di luce, emettendo una radiazione elettromagnetica che i nostri occhi possono percepire se è nella luce visibile. Se invece è nella luce dell'infrarosso, lo possiamo percepire con determinati occhiali o telescopi speciali. Per esempio, vedete che se l'elettrone passa dal livello 6 al livello 1, oppure tutti gli elettroni che cascano sul livello 1 emettono dei fotoni molto energetici visibili nell'ultravioletto, che vengono chiamate ed emettono delle bande nello spettro di emissione molto evidenti, che vengono chiamate le bande della serie di Lyman. La serie di Balmer, la più famosa, è quando si verificano queste radiazioni, quando l'elettrone passa invece, cade sul secondo livello energetico. Quindi tutti gli elettroni, sia che partano dal sesto livello o dal quinto, dal quarto, dal terzo, ma se cadono sul secondo livello, allora emettono un fotone di luce che noi vediamo, è luce visibile. E questa è la serie di Balmer. Quella che interessa a noi è la terza serie oggi, la serie di Pasquier, perché tutti gli elettroni che cadono al terzo livello dell'orbitale atomico emettono un fotone infrarosso, alla lunghezza d'onda infrarossa, cioè una lunghezza d'onda maggiore di quella della luce visibile, invisibile ai nostri occhi. Quindi è grazie a questi atomi e alle loro transizioni atomiche che emettono fotoni che noi vediamo la luce. Questo è spiegato perché vediamo la luce. E invece viceversa, se l'elettrone orbitando intorno al nucleo passa viceversa da un livello più basso a un livello più alto, non emette niente, anzi ha bisogno di una spinta, perché per andare in salita e andare a un livello energetico più alto abbiamo bisogno di una spinta, quindi deve assorbire un fotone, deve mangiarsi un fotone, lo assorbe e appare una riga di assorbimento. Andiamo avanti? Allora, quelle che interessano a noi sono queste serie di Pasquier. Andiamo avanti? Allora, parliamo adesso, la parte fisica è finita, mi perdonerete, del mezzo interstellare. Che cos'è il mezzo interstellare? Il mezzo interstellare, detto anche ISM, Interstellar Medium in inglese, è tutto il materiale che si trova tra una stella e l'altra. Lo spazio non è vuoto, anche se in realtà è più vuoto del vuoto più spinto che possiamo creare in un laboratorio, però non è vuoto, perché come densità nello spazio c'è, pensate, una particella per centimetro cubo. Molto molto rarefatto. Pensate che la nostra atmosfera, in un centimetro cubo ci sono miliardi e miliardi di particelle nell'aria che noi non vediamo, che a noi sembra niente, miliardi di volte più particelle. Nello spazio c'è una particella per centimetro cubo in media nell'universo. Questo e che particelle sono? Da cosa è composto queste distese interstellari? Che cosa troviamo? Troviamo gas principalmente, il gas idrogeno ed elio. L'idrogeno è l'elemento, ne parleremo, più semplice nell'universo, più abbondante nell'universo, anche l'elio, che compongono il 99% del gas interstellare. Il restante 1% del mezzo interstellare è composto dalle polveri, e qui parleremo della polvere. La polvere però è composta da silicati, cioè tipo sabbia, da grafite o composti della grafite e da ferro. E poi ci sono tantissime molecole nello spazio. Andiamo avanti? Allora, parliamo dell'idrogeno. Abbiamo detto che nel gas interstellare si trova, nel mezzo interstellare, scusatemi, si trova gas e polveri. Che gas troviamo? Troviamo l'idrogeno, che è l'elemento più semplice dell'universo. Io lo amo perché è facile, perché il suo nucleo è composto da un solo protone attorno a cui ruota un solo elettrone. Quindi
questo è l'idrogeno neutro. Neutro perché l'atomo è elettricamente neutro. Il simbolo dell'idrogeno è H. Le regioni di grandi nubi interstellari fatte solo da idrogeno si chiamano regioni H1, perché è il primo tipo di nubi interstellari che potremo vedere. Andiamo avanti. Il secondo tipo, l'idrogeno si può ionizzare. Cosa vuol dire? Quando un atomo è ionizzato? Quando perde un elettrone, perché riceve magari da una stella vicina una radiazione ultravioletta così potente che viene investito da un'energia così potente che viene scardinato da un suo elettrone. Quando l'idrogeno perde un elettrone rimane da solo, rimane solo il nucleo con un protone, carico positivamente, non è più neutro perché è sbilanciato adesso, ha solo la carica positiva. Quindi l'idrogeno ionizzato è un atomo, è un nucleo di atomo elettricamente carico, e ci sono delle nebulose dove l'idrogeno si trova altamente ionizzato, vedremo perché, perché riceve tanta energia dalle stelle vicine, e vengono chiamate regioni H secondo. Quindi regioni H1, idrogeno neutro, le regioni più attive, più luminose, regioni H secondo, e si troveranno nelle nebulose ad emissione, cioè che emettono, perché l'atomo di idrogeno ionizzato emette poi delle radiazioni quando si ricombina, cioè quando l'elettrone viene ricatturato dal protone, quindi va da un'orbita superiore a un'orbita inferiore, e abbiamo visto che quando questo succede l'elettrone rilascia un fotone, quindi emette radiazione. Terzo tipo dell'idrogeno, l'idrogeno molecolare. Gli atomi si mettono insieme alcune volte, cioè gli atomi ritengono in alcune situazioni conveniente mettere insieme, condividere i propri elettroni. Quindi che cosa fanno due atomi di idrogeno? Condividono i loro due elettroni e si dice che si crea un'orbita molecolare. Quindi gli atomi mettendosi insieme, unendosi, formano le molecole. Quindi una molecola semplicissima, una molecola biatomica composta solo da due atomi è l'idrogeno molecolare. Due atomi neutri si uniscono per formare una molecola di idrogeno. Quando ciò avviene nelle nubi molecolari, cioè composte da molecole di idrogeno e non solo da atomi di idrogeno come nel primo caso. Andiamo avanti, ragazzi. Parliamo di tipi di nebulose. Oh, finalmente ci siamo arrivati. Allora, abbiamo visto che il mezzo interstellare è composto da gas, idrogeno ed elio, e da polveri, e che il gas, l'idrogeno, può essere neutro, ionizzato o formare delle molecole. E vediamo, ma e che tipo di nubi forma nello spazio tra una stella e l'altra all'interno della nostra galassia? Forma nebulose, delle nebulose, cioè nubi diffuse, che possono essere nebulose a riflessione, ad emissione o nebulose scure. Allora, le nebulose a riflessione si chiamano così perché non emettono luce, radiazione elettromagnetica, ma riflettono la luce di stelle vicine. E la riflettono e hanno tipicamente un colore blu, e poi vedremo perché. Le nebulose ad emissione sono regioni H secondo, cioè regioni di idrogeno ionizzato, idrogeno che ha perso un elettrone e che quindi è elettricamente carico, è eccitato, e siccome però tendono a ricombinarsi sempre gli atomi, anche se gli elettroni sono stati scalzati, quando l'elettrone poi si ricombina con un altro nucleo emette quel famoso fotone. Quindi emettono soprattutto nelle regioni H alfa, una banda di emissione specifica dell'atomo di idrogeno, che dà questa colorazione, tipicamente l'idrogeno dà questa colorazione rosa alle nebulose. E poi ci sono le nebulose oscure nelle regioni H1 abbiamo visto idrogeno molecolare, no? Sono molecole, e le molecole si formano solo nelle regioni più fredde e più dense. Andiamo avanti. Allora, parliamo di polvere. Questa si intitola nel mondo della polvere, questa chiacchierata,
la polvere interstellare non è proprio come la polvere di casa nostra che abbiamo sotto il letto, almeno io ce l'ho sotto il letto, non so se voi se magari siete più bravi di me. La composizione è composta da silicati tipo sabbia, grafite, altri elementi del carbonio, sostanze carbonacee, carbone amorfo e ferro, amorfo e ferro. Le dimensioni sono piccolissime, 0,4 micrometri. Lì vedete, a una scansione elettronica di un microscopio, la polvere interstellare, vedete la dimensione di un micrometro, ma questo è un aggregato di polveri, quindi il granello singolo è molto più piccolo. Pensate che ogni anno sul nostro pianeta, sulla Terra, cadono più di 40.000 tonnellate di polvere spaziale, di polvere dallo spazio. Quindi siamo abbastanza impolverati. E questa è la composizione. Andiamo avanti. Vi dicevo il confronto con la polvere di casa nostra. Allora, riconoscete la polvere con la scopa di casa nostra, però è un tipo di polvere diversa questa. Lì abbiamo di nuovo una fotografia elettronica di un grano presolare, perché è un grano è stato datato e ha più di 4,5 miliardi di anni, che è l'età del nostro sistema solare, e quindi è un grano antichissimo che viaggia nello spazio. Grazie, non inquadrate la polvere della scopa perché è diverso. Sto scherzando, era una battuta comunque. E quindi questi è la composizione di questa polvere, che però ha un'importanza fondamentale nell'economia dell'universo. Andiamo avanti. Allora, dove si formano questi grani di polvere? Si formano nelle atmosfere delle grandi stelle fredde evolute, giganti rosse. Anche il Sole si espanderà e diventerà una gigante rossa, e espandendosi le atmosfere stellari sono sempre più rarefatte. Nelle loro atmosfere rarefatte, e quindi a temperatura più fredde, si possono unire insieme gli atomi, perché nei nuclei delle stelle, dove le temperature sono di milioni di gradi, gli atomi ovviamente, a parte che non esistono più perché non sono neanche ionizzati, cioè sono addirittura, c'è un plasma che è un quarto stato della materia. La materia può essere solida, liquida o gassosa, e poi c'è plasma, che è questo quarto stato della materia, cioè un brodo dove le particelle viaggiano, i singoli protoni ed elettroni liberi, e la velocità cinetica, che sappiamo adesso che indica la temperatura, è altissima, non possono formarsi degli atomi, perché la velocità è troppo alta di queste particelle impazzite per l'elevata temperatura. Si formano negli strati esterni delle grandi stelle, dove la temperatura è più bassa, e poi vengono dispersi nello spazio, nel mezzo interstellare, nell'ISM, dai venti stellari. Tutte le stelle hanno dei venti stellari, anche il nostro Sole emette polvere nello spazio con il suo vento solare. Andiamo avanti. Allora, però, tutta sta polvere nello spazio che forma delle nubi, che effetto fa? Ha due effetti: l'effetto di estinzione e di emissione termica. Estinzione perché? Perché la polvere attenua la luce, assorbe la luce delle stelle che prospetticamente, dal nostro punto di vista, sono dietro una nube. Attenua, copre la luce, assorbe la luce delle altre stelle, e poi la diffonde. Il fenomeno della diffusione, detto anche scattering, è molto importante, perché guardate queste due fotografie. A sinistra c'è la foto della nostra galassia, la Via Lattea, Milky Way in inglese, nell'ottico e nell'ultravioletto. Vedete le bande scure di polveri. A destra vedete la nostra Via Lattea come appare nel medio e lontano infrarosso. Quindi quello che a noi sembrava a sinistra, le bande scure, buie di polveri, qui appaiono brillantissime, perché brillano in infrarosso, perché l'infrarosso vede la polvere. Vede la polvere e vede anche i corpi freddi, come i pianeti, che sono meno freddi delle stelle, ovviamente, perché brillano di luce riflessa, non emettono luce.
e come le nane brune, che sono un tipo di stella di cui parleremo dopo. Ma che cosa fa il nostro granello di polvere? Guardate qui in basso, un granello di polvere assorbe la radiazione blu, la radiazione prima energetica, gli ultravioletti o la radiazione blu spostata nella parte dello spettro delle alte energie, li assorbe maggiormente. Quindi la luce rossa, che invece ha una lunghezza d'onda e una bassa energia, un'onda più lunga, passa tranquillamente, è trasparente per la polvere. La polvere è trasparente all'infrarosso, quindi le lunghezze d'onda dell'infrarosso passano attraverso la polvere, per questo possiamo vederle. Vedete, la radiazione blu è più diffusa e viene diffusa, praticamente urta su queste particelle e viene diffusa ovunque, il fenomeno dello scattering. E anche è il motivo per cui il nostro cielo è blu. Il nostro cielo è blu perché la luce delle frequenze più alte, dall'ultravioletto, eccetera, spostate verso anche la regione blu del visibile, della nostra parte visibile, che ha una lunghezza d'onda corta, vengono diffuse dalle molecole della nostra atmosfera, dal vapore d'acqua della nostra atmosfera, e quindi questo scattering, questa diffusione della luce con alte energie e piccola lunghezza d'onda è efficace. Quindi noi vediamo il cielo blu perché questa luce viene diffusa ovunque, ma lascia passare la radiazione più lunga di energia infrarossa. Infatti ricordiamo che la maggior parte della luce del sole, il 50% della luce del sole, passa come infrarosso, anche se non tutta la luce infrarossa arriva a terra. Arriva a terra la luce del medio e del vicino e medio infrarosso, del lontano infrarosso viene bloccato dall'atmosfera, ma ne parleremo dopo. Quindi il nostro grano di polvere lì in basso a destra, praticamente vedete che emette la polvere, però cosa fa? Viene riscaldata da questa radiazione delle stelle vicine che la investono. Venendo riscaldata, essendo un corpo a una temperatura superiore a quei famosi meno 273 gradi dello zero assoluto, emette per se stessa intrinsecamente, emette energia nell'infrarosso, nella radiazione infrarosso. Andiamo avanti. Questi sono gli effetti della polvere. Qui vediamo di nuovo una stella, che può essere anche un gruppo di stelle, un ammasso di stelle, una galassia, che emette luce. La luce passa attraverso i grandi banchi di nubi interstellari composti da polvere che sono disseminati nella nostra galassia. La luce energetica, la luce blu, viene diffusa e i grani, si chiamano grani, i grani di polvere, vengono proprio chiamati grani, fanno passare la luce rossa, sia la luce rossa nella banda rossa del visibile, sia la luce infrarosso. Quindi la polvere attenua anche un arrossamento degli oggetti spaziali. Perché noi vediamo delle lontane galassie, le vediamo tutte arrossate, o dei pianeti, o dei banchi di polvere, li vediamo arrossati? Proprio per questo principio, ok? Anche per questo principio, anche per altri fattori, ma anche per questo principio. Andiamo avanti? Allora, qui vediamo sempre lo schemino dei fotoni ultravioletti che arrivano da stelle energetiche, tipicamente di stelle di tipo O o B, che nello schema delle stelle, vi ricordate la classificazione delle stelle? Non si scorda più con questa filastrocca. Se io dico O B è fine girl, kiss me, sì, una brava ragazza, baciami, questa è le iniziali di questa frase, ci danno la classificazione spettrale delle stelle. O, B, E, fine girl, O, B, A, dalle stelle più calde, più luminose, che sono la O, la B e la A, fino alle più fredde di classe M. Allora, se le stelle di tipo O e B emettono luce energetica, fotoni ultravioletti, sono diffusi e assorbiti dalla polvere delle nubi
interstellari nelle zone più esterne della nube. All'interno della nube, però, la nube è fatta di idrogeno. All'interno il nucleo, proprio perché la polvere ha un potere schermante dalla radiazione delle stelle, la temperatura è più fredda, abbiamo un nucleo freddo e denso e si forma una nube molecolare. Gli atomi praticamente si possono unire perché hanno una velocità più lenta e possono formarsi delle molecole. Quindi per avere delle molecole è necessario il freddo. Le molecole si formano o lontane dal centro delle stelle nelle loro atmosfere rarefatte quando sono stelle giganti, o nello spazio interstellare dentro questo tipo di nubi quando la temperatura scende, proprio perché la nube scherma la luce e blocca il calore delle altre stelle. E andiamo avanti. Allora, noi stessi siamo investiti, il nostro Sole e il nostro sistema solare sta viaggiando dentro una nube di idrogeno, una nube interstellare, e questo è un diagramma dove si vede il Sole vicino anche alla stella Alfa Centauri, ad altre stelle, e questo è il Sole che sta viaggiando in una, si chiama la nube locale, che a sua volta, andiamo avanti, a sua volta questa nube locale dove è il nostro sistema solare, se la potete indicare, la vedete ragazzi, nube interstellare locale, cioè è scritto lì proprio a sinistra, nube interstellare locale. La nube interstellare locale, che è zoomata, diciamo, a destra, fa parte di un, grazie con lo zoom, può passare, fa parte di un'enorme bolla, la bolla locale di gas molto rarefatti che si trovano dentro la nostra Via Lattea, nella nostra galassia. Questa zona della galassia, noi siamo in una galassia spirale, la galassia spirale sono delle galassie con dei bracci di gas e di polveri a spirale che ruotano intorno a un nucleo più denso di stelle, e la polvere e le nubi di gas si trovano soprattutto disseminate lungo i bracci della spirale. Noi siamo in un braccio, nel braccio di Orione, di Perseo, adesso non ricordo bene il nome, sì, di Orione di Perseo, e qui c'è questa enorme bolla locale di gas, di nubi di idrogeno molecolare, sia atomico che molecolare. Andiamo avanti. Allora, questa per esempio è una nebulosa dove si formano le stelle protoplanetarie, detta nebulosa uovo, per la sua forma, che ricordo nuovo. Questa nebulosa è una stella, la materia che collassa e sta formando una stella perché le stelle si formano per condensazione delle grandi nubi molecolari di idrogeno e di gas che appunto raffreddandosi si possono condensare perché la gravità non trova ostacoli, non trova una pressione interna di radiazione che spinge dal centro verso l'esterno, ma tutti gli atomi e tutte le molecole per mutua attrazione gravitazionale si attraggono e possono collassare a formare la stella proprio perché non sono frenati da nessuna radiazione interna che fa l'effetto contrario. E qui questa è una sede di grande di polvere. Andiamo avanti. Allora, l'importanza della polvere è questa. Perché la polvere è alla base della vita? Perché questi grani di polvere nello spazio interstellare fanno da catalizzatori, ovvero da facilitatori a reazioni chimiche. Quindi, se su un grano di polvere arriva un atomo di idrogeno, solo soletto, arriva e ci si attacca. Non si sa perché in natura l'atomo di idrogeno ha una particolare predisposizione ad attaccarsi ai grani di polvere. Si attacca a un grano di polvere, ma per effetti quantistici gli atomi sono sempre in vibrazione, non stanno fermi. Quindi su questo grano di polvere l'atomo saltellerà, e se anche un secondo atomo di idrogeno si attacca, saltellando sul granello di polvere, vibrando, alla fine si incontreranno e si uniranno in una molecola di idrogeno, cioè una molecola biatomica, la molecola neutra,
semplice molecola di H2 di idrogeno. Quindi senza queste e così fa non solo l'idrogeno è l'elemento più semplice, la molecola più semplice, ma anche altri tantissimi elementi chimici che ci sono nello spazio, proprio grazie al fatto di depositarsi sui grani di polvere, questi grani fanno da catalizzatori per le reazioni chimiche. Quindi senza la polvere non sarebbe possibile la chimica che conosciamo. Andiamo avanti. Gli elementi chimici più diffusi nel cosmo per abbondanze medie sono questi, sono l'idrogeno, l'elio, l'ossigeno, il carbonio, l'azoto, il silicio, il magnesio, il ferro, lo zolfo e il potassio. Qui ci sono le abbondanze medie in percentuale, quindi vedete che l'idrogeno e l'elio sono assolutamente i padroni dell'universo. L'elio è un gas nobile, è un gas altrettanto con composto atomi altrettanto semplici che hanno solo due protoni e due neutroni nel nucleo attorno a cui ruotano solo due elettroni. Andiamo avanti. Ma praticamente nello spazio si trovano questi sei elementi fondamentali per la nostra vita, che sono riuniti nell'acronimo CNOPS, cioè carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Questi sono gli elementi che fondamentali per la nostra vita. Senza questi elementi chimici la vita, per come noi la conosciamo, non potrebbe esistere. Tutta la biologia fondata sul carbonio, la vita fondata sul carbonio del nostro pianeta, si basa su questi sei principali, ovviamente altri. Senza questi sei elementi non c'è nessun essere vivente che non contenga questi elementi chimici, questi atomi. Nel disegno sono rappresentata la grandezza relativa tra di loro dei diversi atomi di carbonio, di idrogeno, eccetera. Andiamo avanti, questi si trovano, abbiamo detto, nello spazio. Quindi abbiamo detto che le stelle, con le loro radiazioni ultraviolette anche energetiche, che guardate il disegno a destra, investono le nubi di gas interstellari formate soltanto da gas, idrogeno e da polvere, le investono, quindi le riscaldano, la polvere però scherma i grani di polvere e li protegge da queste radiazioni e li tiene al freddo e sul grano di polvere si possono formare molecole, hanno trovato per esempio il metilene, la formaldeide. Vedete, si possono formare molecole di acqua, a parte che quasi tutti i grani hanno un nucleo di silicati ma rivestito da ghiaccio, anche da ghiaccio d'acqua, perché l'acqua è un altro elemento abbondantissimo nell'universo, e si possono così, con queste reazioni chimiche si formano delle molecole complessissime. Nello spazio sono state trovate, pensate, più di 200 molecole. Andiamo avanti. Alcune acqua, ammoniaca, alcol etilico, ecco perché mi piace l'astronomia, perché nello spazio c'è anche l'alcol, si beve, e quindi l'alcol etilico, andiamo avanti, ma e soprattutto lui, l'ossido di carbonio o monossido di carbonio, una molecola biatomica composta da un atomo di carbone, un atomo di carbonio e un atomo di ossigeno, che per noi è tossico, il monossido di carbonio, ma negli spazi interstellari svolge una funzione importantissima, perché si forma nelle nubi interstellari sui grani di polvere e per delle complessissime ragioni chimiche raffredda la polvere, quindi permette alla nube di raffreddarsi ancora di più se si trova in grandi quantità. E sappiamo che se più si raffredda, più la nube può continuare indisturbata a contrarsi, e quindi si possono produrre delle reazioni chimiche. E la nube si può contrarre, perché ripetiamo, se la nube non si raffreddasse e crescesse la temperatura e quindi anche la pressione, voi sapete bene che se schiacciate una cosa e cercate di comprimerla diventa calda, poi a un certo punto c'è una reazione che c'è qualcosa per il caldo, per la pressione, se lo mettete a una pressione elevata, quando togliete, cioè
cerca di espandersi, no? Come i gas, quando i gas li comprimete caldi, sottoponete a pressione, poi alla fine vi salta il pistone perché questi gas cercano di espandere, perché diventano caldi. Quindi bisogna trovare un qualcosa che non faccia aumentare la temperatura, ma non faccia aumentare la pressione e non faccia salire troppo la temperatura. E l'ossido di carbonio è efficace in questo. Quindi grazie all'ossido di carbonio, che sulla Terra è velenoso, grazie a questo che noi siamo qui, perché sono nate le molecole necessarie anche alla nostra vita. Andiamo avanti. Quindi nel cosmo abbiamo visto che c'è prima di tutto carbonio. Il carbonio è l'atomo della vita, lo sapete, è composto da 6 protoni nel nucleo con 6 neutroni. I neutroni sono particelle, lo dice il nome, elettricamente neutre, e attorno al cui orbitano 6 elettroni. E questo atomo l'abbiamo trovato ovunque nelle molecole, nello spazio. Andiamo avanti. Assistenti, sul pezzo. Allora, gli atomi di carbonio possono assumere delle varie forme allotropiche, cioè l'allotropia è la capacità di assumere varie forme, e quindi guardate, queste sono tutte forme di molecole costituite tutte solo da atomi di carbonio. Quindi abbiamo il diamante, per esempio, il mio carbonio preferito, che è il diamante, nella figura A, è composto da tutti atomi di carbonio che si uniscono e secondo quella geometria, quel reticolo, per formare dei diamanti. Il diamante, che è un composto del carbonio. Grafite, sottilissima, la B. E poi abbiamo, per esempio, la F è il fullerene. La F è il fullerene. Questa molecola composta da 70 atomi di carbonio che assume questa forma da pallone di calcio, non lo so, io non me ne intendo, da pallone dentro una cavità cava, e quindi formano queste, sono molecole molto complesse, sono tutte state rilevate nello spazio, soprattutto la G, il carbonio amorfo, perché è la più semplice, non deve rispettare nessuna simmetria. Andiamo avanti. Allora, nel cosmo abbiamo trovato anche degli idrocarburi, cioè le molecole composte dall'idrogeno e carbonio, gli idrocarburi, e soprattutto un tipo di idrocarburi, l'idrocarburo policiclico aromatico, IPA, come per esempio la naftalina, che è il più semplice degli idrocarburi policiclici aromatici, hanno questo nome lunghissimo, non vi spaventate, sono solo molecole, composta appunto da carbonio e da idrogeno, sono state trovate, quella è una rappresentazione artistica della molecola del fullerene del carbonio composta da 60 atomi di carbonio prodotta in una nebulosa. Andiamo avanti. Ecco, ma perché vi sto parlando di atomi, di molecole con l'infrarosso? A noi cosa ci interessa? Perché gli atomi e le molecole si muovono, vibrano, oscillano. Per proprietà quantistiche nulla sta fermo nell'universo, tantomeno le cose piccoline che non stanno proprio ferme. Le vibrazioni delle molecole vengono rilevate quando una molecola vibra, emette una radiazione elettromagnetica anche nell'infrarosso. Per esempio, prendiamo una molecola H2O, la molecola dell'acqua, formata da il rosso, cioè l'ossigeno, e i due atomi di idrogeno sono quelli grigi. Gli atomi tra le molecole hanno dei legami chimici, no? Questi legami possono o allungarsi, stirarsi, quindi c'è uno stiramento, oppure lo stiramento può essere simmetrico, nel senso che tutti i legami degli atomi si allungano in senso, tutti nello stesso modo, allora uno stiramento è uno stretching, uno stiramento simmetrico, oppure magari un legame si allunga di più, l'altro si allunga di meno, e quindi c'è uno stiramento asimmetrico. Oppure gli atomi si possono piegare, cioè cambia l'angolo della disposizione con cui sono disposti i singoli atomi all'interno della molecola, e quindi questo piegamento cambia un angolo di legame. Andiamo avanti. E sono tutti modi di vibrazione delle molecole, cioè lo stiramento simmetrico di cui vi ho parlato, invece la vibrazione di piegamento è meno energetica, perché è più semplice
cambiare l'angolo di legame che allungare il legame chimico e fare uno schieramento. Quindi noi nell'infrarosso, quando una molecola vibra in modo stretching, che allunga i legami, i legami chimici tra gli atomi, emette nell'infrarosso, nel medio e lontano infrarosso, possiamo osservarla. Quando invece la molecola vibra per cambia l'angolo dei legami o ruota, anche ci sono delle vibrazioni rotazionali, viene rilevata dalle onde radio, cioè con onde radio altre tecniche di cui qui non parliamo. Andiamo avanti? Quindi va bene, questo è, ma l'ho messa, ma non entriamo nei dettagli, come possono vibrare, muoversi le molecole, e quindi questo per dirvi che lo stretching o la rotazione può essere rocking, wedging, twisting, lo possiamo capire com'è ruotare, però sono molto complesse e fa parte della chimica, della spettroscopia chimica nell'infrarosso. Andiamo avanti? Allora, torniamo alle nostre nubi, dove per esempio c'è vicino al centro della nostra galassia, si trova la nube B2 Sagittarius, è una nube molecolare gigante, che è a circa 300 anni luce dal centro della galassia. Voi sapete che nel centro della nostra galassia c'è un buco nero supermassiccio che ha la massa di circa 4 milioni di masse solari, e le regioni intorno al nucleo della galassia noi non le vediamo perché sono oscurate dalle bande di nubi e di gas, ma non le vediamo nella luce visibile. Ricordiamoci che con l'infrarosso noi possiamo vedere attraverso la polvere, e quindi abbiamo esaminato anche questa nube molecolare vicino al centro della nostra galassia e abbiamo scoperto una quantità di molecole incredibile. Allora, la polvere è importante perché ho detto che la polvere, condensandosi, queste nubi di polvere danno origine alle stelle. Le stelle che poi formano, oltre alla stella, si forma anche un disco protoplanetario, un disco di polvere che ruota intorno alla stella e forma i sistemi stellari e i sistemi planetari. Quindi questo è il ciclo della polvere, praticamente, perché poi i sistemi planetari e il Sole non finisce lì, manca l'ultimo trattino del cerchio, la chiusura del cerchio, perché poi le stelle di grande massa o le stelle anche di massa come il Sole, quando muoiono, che diventano supergiganti, rilasciano i loro strati esterni della stella e rilasciano una quantità di polvere impressionante che va ad arricchire il mezzo interstellare e ricrea delle nubi, e quindi il ciclo riparte da capo. Le stelle che muoiono lasciano in eredità la loro polvere, la cosa più importante per la vita e per l'universo, perché poi noi siamo fatti, i nostri pianeti, della nube proto planetaria che si forma intorno alla stella, da cui nascono i pianeti, come i pianeti rocciosi, come la Terra. Gli elementi chimici di cui siamo fatti sono gli elementi chimici gli stessi della nube da cui siamo nati, quindi tutte le molecole che, e gli atomi e gli elementi chimici che sono qui, di cui noi siamo composti, sono stati creati nello spazio, ovviamente. Andiamo avanti? Allora, ma parliamo della parte paesaggistica, paesaggi dell'universo, ci rilassiamo un po'. Allora, andiamo ad osservare le nebulose oscure, che sono tra le mie preferite. Sono delle nebulose nerissime, in particolare questa sembra un buco nel cielo, guardate questa foto meravigliosa. Può sembrare, a prima vista, che sia una zona dove non ci siano stelle, una zona vuota di stelle. In realtà è una zona di polvere e gas così densa che blocca, filtra, per il principio dell'estinzione della luce, blocca la luce delle stelle che stanno sul retro. Questa è in particolare una nebulosa che si chiama nebulosa Barnard 68, nella costellazione dello Fiuco, è una delle costellazioni celesti, e dista da noi 500 anni luce, quindi una distanza elevata. Andiamo avanti. Guardate nell'infrarosso come cambia la nostra visione dell'universo. Allora, che cosa nascondono queste nubi oscure di polvere? In luce visibile a sinistra vediamo una fotografia normale, con un telescopio normale, la luce in luce ottica.
luce visibile. In infrarosso, se noi utilizziamo un telescopio che rileva le frequenze dell'infrarosso, vediamo comparire all'interno della nube, vedete tutti quei puntini rossi? Quelle sono tutte le stelle contenute all'interno della nube, perché la nube è una sede di formazione stellare. Le nubi che si accalcano, che si condensano, sono la culla delle protostelle. Le stelle, ripetiamo, nascono solo per collasso gravitazionale di grandi nubi di polvere. Quando poi si accalcano e diventano densissime, proprio a causa del freddo, però arriva un punto in cui sono talmente dense che lì la temperatura deve crescere per forza e si accendono le reazioni nucleari che ci sono in tutte le stelle, cioè la trasformazione degli elementi attraverso il procedimento di fusione nucleare, di trasformazione dell'idrogeno in elio, eccetera. Vedete quante è ricca, quante cose ci sono dentro quella, o dietro, anche dietro a quella nebulosa oscura. Attraverso l'infrarosso noi possiamo vedere e quelle stelle ed esaminarle, vedere che tipo di stelle sono, se sono stelle giovani che stanno nascendo, se sono stelle vecchie, eccetera, tramite sempre la spettroscopia. Andiamo avanti. Questa è un'altra bellissima nebulosa oscura nella costellazione del serpente, la nebulosa Snake del serpente. Dista 650 anni luce da noi. Guardate questo manto di stelle infinito dell'universo che vediamo sempre, ricchissimo di stelle. Quando vediamo uno squarcio nel cielo sembra proprio un drappo di velluto nero messo nel cielo così, sembra che lì non ci sia nulla. In realtà è una densa nebulosa oscura di gas e dei polveri dove stanno nascendo delle protostelle. Andiamo avanti. E poi veniamo alla più famosa, la regina delle nebulose oscure, la nebulosa testa di cavallo, chiamata così perché vedete il profilo scuro che si staglia sullo sfondo rosso, assomiglia a una testa di cavallo. E in realtà questa è una nebulosa scura del catalogo Barnard, che è un catalogo che raccoglie, elenca tutti i principali, le più famose nebulose oscure che abbiamo scoperto. È nella costellazione, la famosa costellazione di Orione, dista 1500 anni luce dalla Terra, e quella che vedete dietro il profilo della testa di cavallo, rossissima, è una nebulosa ad emissione. È una nebulosa dove c'è l'idrogeno ionizzato e quindi che emette luce e è ionizzato per la luce violenta di altre stelle e quindi grazie alla luce ionizzata di quella nebulosa brillante che abbiamo dietro noi possiamo vedere questa testa di cavallo in questa nebulosa, altrimenti noi non la vedremmo. Se non fosse illuminata, diciamo, da dietro, non la vedremmo, ci sembrerebbe nero nel nero del cosmo. Andiamo avanti. Vedete, questo all'infrarosso è un dettaglio della testa di cavallo. Guardate quante stelle si nascondono dentro, è una culla di stelle. Guardate quanti puntini luminosi, sono stelle che stanno nascendo, stelle giovani, protostelle, dentro la nebulosa. Andiamo avanti. Allora, questa invece è una foto che ha fatto un nostro socio dell'associazione Polaris, Franco Floris, ha fatto questa bellissima foto in luce visibile con il suo telescopio, ha attaccato la macchina fotografica al telescopio, lui è un bravo astrofotografo, e ha fotografato la nebulosa Nord America e la nebulosa Pellicano. Si trovano nella costellazione del Cigno. Si chiama Nord America la nebulosa di sinistra, lo vedete bene, perché c'è là, indicatelo, il Golfo del Messico, vedete, bravissimo, un po' più giù il Golfo del Messico, Francesco, geografia sei bravo, bravo, perfetto, è la sua materia preferita. E quindi riconoscete la forma del Nord America. L'altra invece è la nebulosa Pellicano, perché si vede sembra un pellicano di profilo con l'occhio del pellicano, lo vedi il pellicano, Francesco? Ha l'occhio del pellicano, la testa a punta del pellicano e viene chiamata così per la sua morfologia. Queste nebulose adesso in luce visibile le vediamo adesso ad infrarosso. Andiamo avanti.
Guardate la differenza, la foto di Franco a destra in luce visibile e questa è una foto in infrarosso. In infrarosso, praticamente in infrarosso, noi vediamo delle zone nere lì a destra, dove sembra che non ci siano stelle, in realtà ci sono nebulose scure. Guardate com'è pieno di stelle, in infrarosso è tutto pieno il cosmo, perché c'è o polvere, o gas, o stelle che si stanno formando, non la riconosciamo più la forma della nebulosa. E quindi è pazzesco praticamente, abbiamo veramente, possiamo studiare tantissime cose in più, possiamo vedere cosa si nasconde nel buio. Allora, questo è un altro esempio, la nebulosa Trifida, che è una nebulosa di emissione, si chiama Trifida, vedete quella nebulosa, perché ha quei tre segmenti neri che la dividono in tre. Questo è luce visibile, ma se noi andiamo avanti, vediamo in infrarosso che quelle tre bande nere che sono al centro della nebulosa Trifida, in realtà guardate come brillano all'infrarosso, perché sono piene di materia luminosa, di stelle che stanno nascendo, e quindi possiamo scoprire una ricchezza di corpi maggiore, di più materia di quella che pensavamo di conoscere. Allora, queste sono famosissime, la montagna mistica. La montagna mistica ha questo nome perché, guardate che meraviglia, questa foto nel visibile del telescopio spaziale Hubble. Il telescopio spaziale Hubble è un telescopio che è in orbita intorno alla Terra e che da 30 anni, ricorre proprio quest'anno i 30 anni delle sue attività, fa fotografie stupende nell'ottico e anche nel vicino infrarosso però, e ci regala queste meraviglie. Questa è una delle foto più famose e a destra vediamo la stessa foto nell'infrarosso, quindi vediamo anche lì, scopriamo che all'interno di questi cumuli di polvere si nascondono le stelle che stanno nascendo. Fra qualche milione di anni questa montagna mistica non ci sarà più, perché le stelle che stanno nascendo e sono all'interno della nebulosa, quando si accenderanno e cominceranno i loro venti stellari a spirare, cosa faranno? Spazzeranno via con i loro venti stellari tutta la nebulosa, la eroderanno e quindi non rimarrà niente di queste figure di polvere, la polvere si disperderà e le stelle cominceranno a brillare. Quindi è una fucina, è una culla delle stelle, sono le nebulose di polvere e gas. Andiamo avanti. Qui è in assoluto la foto più famosa, i pilastri della creazione, l'avrete sentito nominare, o anche le dita di Dio, i pilastri della creazione, perché sono questi, vedete verticalmente queste cumuli di polvere verticali, colonne verticali di polvere densa. Questa è una fotografia in infrarosso ed è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble nel lontano 95, ma è diventata una foto iconica, proprio su tutte le riviste di astronomia e libri di astronomia viene riproposta per la sua bellezza quasi mistica, i pilastri della creazione. E qui vediamo questi pilastri della costellazione che sono sia in luce visibile, appaiono neri e densi di polvere, ma l'infrarosso ci svela la ricchezza di stelle, veramente anche in luce visibile, qui dentro la polvere potete vedere qualche stellina rossa, però nell'infrarosso vedete che assolutamente è tutto un mare di stelle, anche queste nebulose sono ricchissime di stelle, che poi quando saranno mature, cresceranno, avranno spazzato via tutta la nebulosa, e noi vedremo in quella regione, sono processi lunghi di milioni di anni, vedremo solo un ammasso stellare, come molti ammassi stellari che ci sono, senza polvere. Questa è un'altra nebulosa, la nebulosa Testa di Scimmia, stessa cosa, il confronto tra il visibile e l'infrarosso. Andiamo avanti. La Via Lattea, noi sappiamo che abitiamo in una galassia che si chiama, il nostro sistema solare è in braccio di una galassia spirale chiamata Via Lattea. Questa è una foto all'infrarosso fatta della Via Lattea e di tutta la Via Lattea. Andiamo avanti e si vede un bel... Ecco, questa invece è una foto in luce visibile della nostra galassia, vista di profilo, no?
vista di profilo, di taglio, vedete tutte le parti nere di polvere, perché la polvere nella galassia si dispone soprattutto sul piano galattico, sul piano dei bracci, perché la galassia ruota su se stessa ed è proprio la rotazione della galassia, ci mette 250 milioni di anni a fare una rotazione completa, la rotazione dei bracci di stelle, di gas, che imprime una fa condensare, una comprime il gas, e proprio per questo nei bracci delle galassie a spirali il gas compresso collassa in nebulose oscure che poi formeranno le stelle. Andiamo avanti. E questo sempre è l'immagine nel lontano infrarosso della nostra galassia. Le zone che, vai un attimo indietro, le zone più buie, vedete? Nella nostra galassia vediamo tutte zone buie, ma in infrarosso, andiamo avanti, appaiono brillantissime. Quindi è per questo che l'infrarosso è utilissimo. Andiamo avanti. A come Andromeda, la mia galassia preferita, è la grande galassia più vicina a noi, dista 2,5 milioni di anni luce, e si può vedere anche a occhio nudo appare solo come un batuffolino nel cielo molto piccolo, con i telescopi si vede abbastanza discretamente, e vedete la foto sotto è una foto normale, in luce visibile, quello che vedono i nostri occhi, la luce sopra, la fotografia superiore è stata scattata dal telescopio spaziale Spitzer in 18 ore di osservazione e nel medio infrarosso a 24, lunghezza d'onda di 24 micron, e sono immagini raccolte addirittura nel 2004. Vedete che nella foto di sotto noi non percepiamo nella galassia di Andromeda i bracci della galassia spirale che sono ricchi di polvere, e li vediamo come un tutto confuso, come una grande massa confusa, ma in infrarosso noi vediamo esattamente benissimo i bracci della galassia e possiamo mappare una geografia della polvere, dei pianeti, delle stelle più fredde che ci sono, e di come mappare una geografia della struttura proprio della galassia, di come ruota e di come ruotano i suoi bracci. Vedete che addirittura nella foto di sopra, in basso a destra nella foto di sopra, bravo lì, un po' più a destra, un po' più a destra, un po' più a destra, perfetto, lì c'è un buco, vabbè, ancora un pochino più a destra, poco, perfetto, c'è un anello che si vede in infrarosso, che sembra che sia il residuo di una passata collisione di Andromeda con una delle sue galassie satelliti, perché ha delle piccole galassie che orbitano intorno ad Andromeda. E questo particolare lo possiamo vedere nella foto all'infrarosso. Andiamo avanti. Queste sono altre foto di galassie. La galassia spirale M51, bellissima, un'icona, la più fotografata. Queste sono le top model delle galassie, che scusatemi, le avete viste e riviste, però in infrarosso sono sempre belle. Vedete come in infrarosso a destra si possono vedere più scolpiti bene i suoi bracci, e addirittura le parti azzurre sono le stelle più calde. Andiamo avanti. Un dettaglio di M51, detta anche la galassia vortice o galassia Whirlpool, come il folletto Whirlpool vortice, perché ha questa forma molto accentuata spirale. Allora, ma l'infrarosso è utilissimo per lo studio delle galassie, perché l'infrarosso, dunque, è radiazione emessa da corpi freddi o da corpi distanti. Quindi le galassie all'infrarosso, luminous infrared galaxy, sono delle galassie che brillano, non sono invisibili in luce visibile, ma brillano in infrarosso perché sono estremamente lontane. Guardate per esempio in questo ammasso di galassie qua, le righe, le freccette vi indicano nei quadri a sinistra i dettagli di alcune galassie che si vedono, che sono lontanissime ed emettono una luminosità pazzesca, vedete come sono rosse, ma in infrarosso, altrimenti sarebbero visibili. E noi le scopriamo, e proprio grazie all'infrarosso abbiamo scoperto per esempio questa galassia che si chiama, questo nome impronunciabile, Mach S0647 JD, sembra un codice fiscale, gli astronomi danno questi nomi
molto fantasiosi alle galassie o alle stelle anche, sono numeri di catalogo perché ci sono talmente tanti oggetti, miliardi di oggetti catalogati che non si può trovare un nome per ciascuno. Non tutte le galassie si possono chiamare galassie di Andromeda, galassia del triangolo, galassia. Alla fine la fantasia dice: beh, io non posso dare milioni di nomi, io le elenco, do una serie alfanumerica di numeri e di lettere. Allora, questa galassia dista da noi 13,4 miliardi di anni. Quindi, siccome il nostro universo ha 13,8 miliardi di anni, secondo le ultime stime, vuol dire che questa galassia è nata solo, tra virgolette solo, 400 milioni di anni dopo l'inizio del nostro universo, ovvero del Big Bang. Quindi è una galassia lontanissima. La luce che percorre questa galassia per arrivare ai nostri occhi è partita 13,4 miliardi di anni fa. E noi la vediamo non come adesso, ma come era 13,4 miliardi di anni fa nel giovane universo. Quindi vi ricordo che osservare qualunque cosa nel cielo è non solo fare un viaggio nello spazio, ma fare anche un viaggio nel tempo. Allora, un'altra foto, questa però è la galassia dei record. Vedete nel riquadro in infrarosso si è scoperta questa galassia lontanissima che pare che sia ancora più vicina, circa è nata dopo 300 milioni di anni dal Big Bang, vicinissima, e non credo che neanche che sia l'ultimo record, forse ne hanno scoperta una ancora leggermente più vicina, però meno di 250 milioni di anni dopo il Big Bang no, comunque, perché ci vuole del tempo per creare delle galassie. Queste sono le galassie più lontane che abbiamo scoperte, e le abbiamo scoperte grazie alla tecnologia infrarossi. Andiamo avanti. E abbiamo scoperto nel nostro sistema solare anche che il nostro pianeta Saturno, il signore degli anelli, il pianeta più bello del sistema solare, ha un anello enorme. Ha un anello enorme in più che noi non conoscevamo, l'anello infrarosso di Saturno. Saturno è famoso per i suoi anelli che sono composti da particelle di ghiaccio sostanzialmente, e di polveri, ma questo anello è stato scoperto da un telescopio spaziale Spitzer americano della NASA nel 2009 e occupa una fascia che inizia molto lontana da Saturno, 6 milioni di chilometri da Saturno, si estende fino a 16 milioni. È formato da grani fini di polvere questo anello, quindi polvere così fredda, a meno 190 gradi centigradi, polvere così fredda che emette solo in infrarosso, ok? E questo anello è causato da un satellite di Saturno, un piccolo corpo roccioso che si chiama Febe, che ruota intorno a Saturno, ma in direzione opposta a tutte le altre lune, a tutti gli altri satelliti del pianeta. Saturno ha tantissimi satelliti e ruotano tutti nello stesso senso, insieme allo stesso senso di rotazione del pianeta. Tranne Febe. Va bene, lascia pure, grazie Lorenzo. Allora, in alto vediamo il pianeta Saturno e vediamo qui il suo grande anello. Febe, vedete l'orbita di Febe, che è molto uno dei satelliti più lontani dal pianeta Saturno, si ritiene che Febe, a causa degli impatti meteoritici che ha sulla sua superficie a causa di impatti, cosa fa? Sparge polvere lungo la sua orbita, sparge polvere lungo il suo cammino e quindi alimenta e crea questo enorme satellite di polvere enorme, invisibile ai nostri occhi, ma che brilla nell'infrarosso del pianeta Saturno. E questo non senza causare altri problemi a un altro satellite di Saturno che si chiama Giappetto. Giappetto è un satellite più interno di Saturno, più vicino a Saturno, che ha la curiosa caratteristica di essere due fasce, cioè un lato di Giappetto è bello, bianco, candido, e un altro lato di Giappetto, come vedete nella fotografia qui in basso a destra, è scuro, macchiato, sembra che abbia una macchia. In realtà Giappetto è sporco, c'è un lato del pianeta che è sporco della polvere, e gli cade addosso la polvere, dell'anello di polvere di Saturno causato da Febe.
Quindi Geppetto si sporca, possiamo dire, a causa di questo meccanismo di meccanica celeste, di orbite, dei satelliti. E questa è stata una scoperta dell'infrarosso. Andiamo avanti. Gli anelli di Urano. Vedete che Urano ha degli anelli, non solo Giove, non solo Saturno ha degli anelli, tutti i giganti gassosi del nostro sistema solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono quattro giganti gassosi, hanno degli anelli, non belli come quelli di Saturno, non eclatanti, non composti, più sottili. In particolare Urano ha questi anelli sottilissimi, che fatti anche di polveri, che brillano solo in infrarosso, che non sono visibili nel visibile. Invece gli anelli di Saturno si vedono anche nella banda ottica, infatti nelle sere d'estate, quando facciamo anche noi le osservazioni, osserviamo Saturno ai telescopi e si vede benissimo il disco, gli anelli di Saturno li vediamo perfettamente. Invece andiamo avanti, è importante nei dischi protoplanetari l'infrarosso per studiare la loro polvere, abbiamo detto. Allora, cioè, di nuovo qui ho rimesso il ciclo della polvere che si condensa a formare stelle, dischi planetari e pianeti. Andiamo avanti. Vediamo qua questa è un'immagine, una ricostruzione di fantasia di un ipotetico sistema stellare con i suoi pianeti e i corpi rocciosi che si stanno formando. Andiamo avanti. Questi invece sono dei dischi protoplanetari di polvere intorno a stelle che si stanno formando e sono foto vere, rigorosamente vere, tutte fatte dai telescopi all'infrarosso. Quindi guardate come si vedono bene il disco, addirittura il secondo in alto a sinistra, se me lo inquadrate con lo zoom, ragazzi, il secondo in alto a sinistra, bravo, vedete addirittura che si vede non solo il disco protoplanetario, ma si vedono addirittura dei solchi neri. Quelle sono le orbite dei pianeti che si sono formati, che ruotando intorno alla stella centrale spazzano la loro orbita e hanno eliminato la polvere dalla loro orbita, perché la polvere o i corpi più piccoli si sono tutti, se li è presi lui per formare il pianeta, e quindi il pianeta ha ripulito, attirando a sé tutta l'orbita, diciamo, dalla polvere. Quindi si vede proprio l'evidenza di formazione di pianeti intorno alle stelle. Parliamo dei pianeti extrasolari, un brevissimo accenno, perché l'infrarosso non era stato pensato lo studio dell'astronomia all'infrarosso per cercare i pianeti extrasolari, e invece adesso vediamo che può essere utilissimo. I pianeti extrasolari sono pianeti che orbitano intorno ad altre stelle diverse dal Sole. E ne abbiamo trovati più di 4.000, quasi 4.200 attualmente, quindi sono tantissimi. Quando un pianeta orbita intorno a una stella, vedete, noi lo scopriamo molto spesso col metodo dei transiti, perché se noi osserviamo una stella e vediamo un pianeta, cioè non lo vediamo veramente, però quando il pianeta passa davanti alla stella provoca una piccola eclisse, diciamo copre in misura anche minuscola una parte della luce della stella, viene oscurato anche se per una frazione piccolissima di luce, perché il pianeta è molto più piccolo della stella. E quindi noi cosa facciamo? Registriamo il calo di luminosità della stella, e se questo calo di luminosità è periodico e si ripropone periodicamente, vuol dire che c'è un corpo che periodicamente ruota intorno alla stella e periodicamente provoca delle eclissi che abbassano la quantità di fotoni ricevuti da quella stella. Questa è la luce visibile. Ma nella luce infrarosso, praticamente, sapete quando è importante? Quando il pianeta orbita non davanti alla stella, dietro la stella. E vi spiego perché. Comunque è una questione di contrasto. Prima di tutto si utilizza l'infrarosso perché nella luce visibile noi non possiamo vedere i pianeti, perché la luce della stella è talmente forte che soverchia quella del pianeta, che è come vedere una mosca, un moscerino che vola intorno a un lampione accecante. Voi non lo vedrete mai con i vostri occhi, dovete chiudere la luce del lampione per poter, oppure oscurarlo un attimino per poter vedere il moscerino. La stessa cosa per un pianeta che gira intorno al Sole. Ma in infrarosso la luce dell'infrarosso è meno energetica, più debole, i colori sono più
neutri sul rosso, quindi il contrasto del pianeta con la stella è meno accentuato. Quindi è molto meglio fare osservazioni con l'infrarosso per la ricerca dei pianeti extrasolari. Soprattutto per questo motivo, andiamo avanti. Ecco, allora, se noi misuriamo la luce di una stella più un pianeta, misuriamo quanta luce riceviamo e misuriamo la luce. La luce gialla è della stella, la luce rossa è del pianeta, luce riflessa ovviamente quella del pianeta. Però noi non sappiamo qual è la luce della stella, qual è la luce del pianeta. Noi misuriamo un livello di luce, da quella stella riceviamo tot luce, benissimo. Quando il pianeta invece è dietro, orbita ed è dietro la stella e non lo possiamo vedere, noi facciamo di nuovo un'altra misurazione e rileviamo la luce della stella. In quel momento la luce della stella, riceviamo solo la luce della stella e non la luce del pianeta, perché il pianeta è dietro, non possiamo vederlo, e quindi riceviamo meno luce. Facendo la sottrazione tra la prima misura della luce della stella e più il pianeta, meno la luce della stella soltanto, noi otteniamo per differenza qual è solo la luce del pianeta in infrarosso. E quindi abbiamo una luce, sappiamo esattamente qual è la luce del pianeta in infrarosso e possiamo studiare in infrarosso quella luce per vedere determinate bande di assorbimento, se ci sono determinati elementi chimici, eccetera. Le stelle fredde, come Proxima Centauri, per esempio, è la stella più vicina al Sole, a 4,2 anni luce, le stelle fredde brillano in infrarosso. La Proxima Centauri è così debole che non è visibile con i nostri occhi in luce visibile, ma nell'infrarosso, proprio perché è fredda, brilla tantissimo. Andiamo avanti. E anche quest'altra stella qui, CHXR73, 550 anni luce di distanza, guardate, in infrarosso brilla tantissimo, è un sistema binario di una stella rossa molto debole con una nana bruna, una stella più piccolina. Vedete lì che c'è un puntino in basso a destra accanto, bravissimo, accanto alla stella rossa. Quella stella rossa, quindi abbiamo scoperto in infrarosso un sistema binario. Quella stella piccolina sarebbe stata invisibile, luce visibile. Avanti. Le nane brune sono quelle stelle che noi possiamo vedere soprattutto in infrarosso, che sono una taglia a metà strada tra i giganti gassosi, i grandi pianeti e le stelle. Sono diciamo più fredde e sono delle stelle che non hanno al loro interno attivato la reazione di fusione nucleare e che trasforma l'idrogeno in elio, ma possono attivare la fusione nucleare del deuterio. Il deuterio è un isotopo dell'idrogeno. Praticamente l'atomo di deuterio è uguale a un atomo di idrogeno ma ha un neutrone in più nel nucleo, e un isotopo, gli isotopi sono gli atomi che hanno della stessa specie che però hanno dei diversi numeri di neutroni, e quindi le stelle non sono né carne né pesce, né pianeti né stelle, molto fredde, temperature basse, ma con l'infrarosso si rendono visibili. Infatti in questa nube gigante molecolare abbiamo scoperto tantissime nane brune che sono indicate nell'infrarosso. Andiamo avanti. Allora, qui stiamo alla fine. Questi sono tutta la flotta di telescopi che dal 1983, la flotta spaziale di telescopi che ha fatto studi in infrarosso, da IRAS che è stato il primo fino all'ultimo che ancora deve partire, il James Webb Telescope, che dovrà partire nel 2021, si spera, perché è già stata rimandata varie volte la partenza, sarà il successore del telescopio spaziale Hubble che attualmente è in orbita intorno alla Terra, quindi vi parlerò soltanto, vi dirò due dati dei telescopi più significativi per la storia dell'infrarosso. Tutti questi hanno effettuato osservazioni in infrarosso, sono telescopi nati anche per l'infrarosso, persino Hubble,
che ha fatto delle foto del visibile Hubble lì nel 1997, è stato lanciato in orbita, quindi abbiamo festeggeremo i 20 anni, i 30 anni dell'Hubble. No, prima, scusate, il 1997 è la telecamera, è stato dotato dalla telecamera infrarossi, la Nick Moss di Hubble. Hubble in realtà è dal 1990 che è in orbita, sono 30 anni. Andiamo avanti. Allora, vi parlerò solo veloce di questo telescopio, perché è nostro nel senso che è europeo, è dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e ha fatto una missione dal 2013 al 2017 ed è, ha uno specchio, questo telescopio, di 3,5 metri di diametro ed è il più grande telescopio mai messo in orbita. E ha fatto delle foto dell'universo in infrarosso meravigliose. La missione è finita, doveva durare di meno, ma è durata quel tempo che è durato, e questo è stato un progetto europeo. Andiamo avanti. Invece il piccolino, il mio preferito, mi dispiace che non sia europeo, ma devo dire che la NASA, purtroppo, quando ci si mette, la NASA è la NASA, purtroppo, è il telescopio spaziale Spitzer. Spitzer era un astrofisico a cui è stato dedicato questo telescopio, è stato messo in orbita nel 2003, questo ve lo dovete ricordare perché terminerà la sua missione fra qualche giorno, il 30 gennaio 2020, tutti attenti, seguiamo su internet, alla televisione, spero che ne parleranno, finirà la missione di questo telescopio che è stato, quindi che ha avuto più di 16 anni di attività, e il 30 gennaio sarà il suo ultimo giorno, verrà disattivato, e ci ha fatto scoprire un universo incredibile. Vedete lì, questa è una rappresentazione del telescopio, dietro c'è una sua foto in infrarosso della nostra galassia, del centro della nostra galassia. Pensate che ecco una cosa che non ho detto, questi telescopi devono essere freddissimi, perché per registrare la radiazione di oggetti freddi, freddi come le nubi molecolari, che sono di pochi gradi Kelvin, cioè un poco sopra lo zero assoluto, devono essere freddi, perché se non fossero loro stessi a quella temperatura, scambierebbero il segnale del loro stesso calore per un segnale di corpi celesti. Quindi vengono raffreddati con una tecnica criogenica, vengono raffreddati con legno liquido. Legno liquido è raffreddato a meno 268 gradi. Quindi vengono immersi in un termos di elio liquido freddissimo a meno 268 gradi. La prima missione del piccolino, lo chiamo io perché ha uno specchio, pensate, solo di 85 cm di diametro, e questo piccolino Spitzer dal 2003 al 2009 ha lavorato raffreddato a meno 268 gradi centigradi, quindi era sensibilissimo e poteva rilevare la qualunque temperatura, anche bassissima. Poi è finito l'elio liquido, si è esaurito e quindi non è più stato possibile. Dal 2009 al 2016 è iniziata quella che è stata chiamata la Warm Mission, la missione calda di Spitzer. La missione calda, per modo di dire, perché la temperatura era meno 243 gradi. Quindi una temperatura di meno 243 gradi è sempre freddissimi, gli oggetti freddi li rileva sempre. Poi dal 2016 fino ad oggi, fra 5 giorni, il 30 gennaio, è partita la missione Spitzer Beyond, praticamente continua in altre modalità, però è grazie a questo telescopio che abbiamo fatto veramente astrofisica e scienza per tantissimo tempo nell'infrarosso. Poi vabbè, qui ho già ricordato il nostro telescopio spaziale Hubble, che ha installato dal 1997 una telecamera, wide field camera all'infrarosso. Andiamo avanti. E poi abbiamo Sofia. Sofia è un Boeing 747, un aereo, che trasporta un osservatorio aereo, trasporta un telescopio Cassegrain da 2,5 metri, e lo trasporta fino a 13 km di altitudine.
e fa osservazioni in banda ottica ma anche in banda infrarossa, e i sobbalzi e le vibrazioni proprie dell'aereo vengono attutite, vengono compensate da tutto un sistema di giroscopi, di motori a coppia magnetica, di telecamere adatte. Non chiedetemi che la parte meccanica come fanno a impedire le vibrazioni, veramente è una cosa complessissima. E grazie a questo telescopio e questi voli di questo aereo a 13 km di altitudine, è un osservatorio nella stratosfera, e noi abbiamo appunto fatto tantissime meravigliose foto, foto scientifiche, ecco, non foto solo per l'estetica, proprio per studiare. Questi invece da terra. L'infrarosso si può osservare anche da terra, ma non tutto l'infrarosso passa, viene fatto filtrare dall'atmosfera, viene fatto filtrare solo il vicino e il medio infrarosso possiamo osservare a terra, il lontano infrarosso no. E nel vicino e medio infrarosso anche ALMA, che è un sistema di radiotelescopi e quindi lavora nelle onde radio, ve ne parlerà Caterina a marzo nella sua conferenza sull'universo onde radio. Però ALMA, oltre a captare le onde radio, è un sistema di 66 antenne addirittura, capta anche nelle regioni dell'infrarosso, del vicino e medio infrarosso. E anche il Very Large Telescope, sempre in Cile, sono tutti in Cile, sono osservatori europei, ma ormai i cieli dell'Europa sono completamente inquinati dall'inquinamento luminoso, e per fare astronomia l'Europa pone i suoi osservatori, i suoi telescopi in Cile, a grande altitudine, in modo che ci sia poco strato di meno strato di atmosfera, e che l'aberrazione dell'atmosfera, l'aberrazione della luce che arriva sia meno accentuata, e mette i suoi osservatori l'ESO, cioè l'osservatorio europeo per il australe, a tutti i suoi telescopi in Cile. Questo è il futuro, praticamente stanno costruendo sempre in Cile l'Extremely Large, Extremely Large European Extremely Large Telescope, il telescopio con lo specchio più grande mai costruito, sempre in Cile, a più di 3.000 metri di altezza, sulle Ande cilene, nel deserto di Atacama, dove l'aria è molto secca, praticamente il suo specchio primario sarà più di 39 metri, 39,3 metri, più di 39 metri. E con questo veramente, che opererà in luce visibile e anche in infrarosso, questo è il futuro anche dell'infrarosso da terra, perché sarà assolutamente la nostra macchina fotografica più grande per fotografare l'universo, praticamente. E pensate che fisicamente esiste un limite fisico a costruire specchi di questa dimensione. Il limite fisico è di 42 metri. Si possono costruire specchi proprio al limite solo di 42 metri. Per essere sicuri, gli scienziati e i ricercatori hanno progettato uno specchio di 39 metri abbondanti, per essere sicuri di rimanere nel limite fisico e che si possa, che questo specchio non collassi sotto il suo peso, o che funzioni perfettamente, diciamo. E noi al Festival della Scienza abbiamo assistito a una conferenza meravigliosa di un ricercatore, Ferdinando Patate, che su questo futuristico progetto, e che ci ha entusiasmato. Vabbè, esiste anche un fondo cosmico a infrarossi, come esiste un fondo cosmico a microonde. C'è una luce diffusa a infrarossi lungo tutto il cielo, e l'hanno rilevata. Questa è la fotografia del fondo cosmico a infrarossi, che esattamente ci ricorda quella classica che conosciamo del fondo cosmico a microonde. Andiamo avanti. Vabbè, questo è un catalogo stellare, Two Micro Sky Survey. Abbiamo un catalogo, abbiamo mappato tutto il cielo con gli oggetti scoperti con l'infrarosso, e questo catalogo ha più di 300 oggetti. È un catalogo effettuato
a 2 micron, nella banda dell'infrarosso 2 micron, e abbiamo fatto una survey, cioè una scansione di tutto il cielo. Tutti quei puntini che vedete rossi sono galassie distantissime, le galassie più rosse, e quindi è più di 300 milioni di oggetti abbiamo catalogato grazie all'astronomia infrarossa. Ecco, chiudiamo qua con l'astrofisica viene anche in soccorso delle specie a rischio. Allora, pensate una curiosità, i biologi si sono rivolti agli astronomi perché hanno detto, noi dobbiamo studiare gli animali, abbiamo le camere, le termocamere a infrarossi che di notte ci fanno vedere gli animali che sono le specie a rischio estinzione. Per esempio in Africa, qua vedete i rinoceronti, vengono di notte, vengono seguiti, studiati, e abbiamo le immagini in infrarosso, li vediamo benissimo, ma una cosa è registrare le immagini in infrarosso, una cosa è interpretarle. Prestateci, cioè insegnateci ad utilizzare, ci sono dei software per l'interpretazione dei segnali infrarosso, che sono software astronomici, che sono stati messi a disposizione dei biologi. Quindi i biologi, con questa intelligenza artificiale, il software di interpretazione infrarosso, quando vede delle immagini infrarosso, al di là del dire il codice colore, dove vedo più chiaro la temperatura è più alta, dove vedo più scuro la temperatura è più bassa, al di là di quello, ha un sacco, il software gli dà un sacco di funzioni, gli dà la distanza, la penetrazione, gli dice, addirittura riconosce il la quantità di calore emesso dai corpi, se stanno venendo verso di noi oppure no, dove stanno andando, li riconosce attraverso la vegetazione. Quindi praticamente c'è questo stranissimo connubio tra, viene usata l'astrofisica a infrarosso, gli stessi software per i telescopi a infrarosso vengono usati addirittura adesso in Africa per mappare di notte, controllare le specie in via di estinzione. La foto a destra è una foto curiosissima dei conigli di fiume, che io non sapevo neanche che esistessero. I conigli di fiume è una specie protetta che vive in Sudafrica, endemica del Sudafrica, e che sono a rischio di estinzione, e quindi con di notte con infrarossi si seguono e sono stati scoperti dei nuovi esemplari che sono stati censiti, e quindi si può proteggerli, si può sapere quanti sono, se stanno diminuendo, se stanno aumentando, dove vanno, farli spostare magari in zone più adatte a loro, e li si può aiutare. E questa è veramente una contaminazione culturale. Vedete che la scienza è trasversale sempre, qualunque, perché spesso si dice, ma cosa ci serve vedere le galassie? Ecco, tutto serve nella scienza, l'informazione scientifica serve a tutto. Andiamo avanti, abbiamo finito, quindi vi lascio con queste frasi. Le prime due sono più serie, io non ho resistito a mettere una vignetta parlando di polvere, quella sono io quando decido di pulire la casa con le montagne di polvere vicina, e quindi ricordati che polvere sei e polvere ritornerai. È una frase scientificamente vera, noi siamo fatti di polvere di stelle e torneremo ad essere polvere di stelle, lo dice la scienza, e quindi è una scoperta scientifica. E poi questa frase che mi piaceva molto, di Stefano Benni: dentro un raggio di sole che entra dalla finestra, talvolta vediamo la vita nell'aria e la chiamiamo polvere. Quindi la prossima volta che spolverate, rispetto per la vostra polvere. Grazie.